Tommaso Sala, peccato, sta venendo forte, eri nei 10 nella prima manche e sei uscito poi nella seconda, come è andata? Ma la seconda c'era poca curva e ero molto gasato, devo dire, dopo la ricognizione. Sapevo di poter andare forte perché sono delle manche che a me piacciono e sono partito solo per vincere e per fare il mio meglio. Stavo uscendo molto veloce e poi l'inforcata può capitare, alla fine è questione di millimetri quando inforchi e ci può stare. Certo, appuntamento in Coppa del Mondo Campiglio, si reduce da un brillante 12° posto in Val d'Isère, adesso appunto dopo la parentesi di Coppa Europa si torna sul canalone Miramonti. Sì, siamo stati a provare la pista, è molto bella. Dovranno bagnarla perché al momento è ancora un po' molle, però sicuramente metteranno dell'acqua. Val d'Isère mi dà fiducia e Campiglio darò il massimo come ogni volta. Pozzo di Fassa, Lok Slalom, Tobias Kastlunger cresce a ridosso dei 10 a Oberegger e anche oggi a ridosso dei 10 qui in Val di Fassa. Cosa ci racconti? Ah sì, purtroppo ancora a ridosso dei 10, l'obiettivo è sicuramente vincere e andare sul podio. Sia ieri che oggi ho fatto due buone gare, quattro buone manche, manca qualcosina ancora, non siamo lontani e ci stiamo avvicinando. La pista qui, la Loc, sempre uno spettacolo, c'era anche ripido ma c'era anche tanto grip e tanti atleti in difficoltà, abbiamo visto nella seconda manche. La Loc è sempre la Loc, bella pista, preparata veramente bene, non era estrema, comunque rispetto all'anno scorso era un po' più, diciamo, non più facile, però un po' più aggressiva, come hai detto, però comunque impegnativa. La prima girava molto, la seconda comunque qualche segnettino c'era, e comunque sempre tosta come pista, sì, lunga e bella, impegnativa. A Pozzo di Fassa un segnale di Matteo Canin, si avvia con il 55, si infila nei 30, cosa ci racconti? Condizioni abbastanza dure, ho fatto fatica un po' la prima manche, la seconda ho usato meglio come si fa, peccato per la gara di ieri che ero partito bene, seconda manche sono uscito, se no potevo fare un bel piazzamento di qualità.